Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Prima di partire con le 5 curiosità di oggi, vi ricordo di iscrivervi al canale e di seguirmi anche su Instagram e TikTok. Adesso, sigla! Numero 1. Cos'è il raggio verde? In questi giorni abbiamo sentito della maestra di Ragusa che ha fotografato il raggio verde, sia del Sole che della Luna, che di Marte e di Venere che erano in congiunzione. Ma che cos'è? Questo è un fenomeno molto raro da vedere e si verifica solo in alcune condizioni atmosferiche. Il raggio verde è dovuto alla cosiddetta dispersione atmosferica. Che cosa significa? La luce bianca del Sole è composta da tutti i colori. Quando incontrano l'atmosfera, che è la più densa dello spazio vuoto, vengono leggermente deviati. Meno distanza devono percorrere i raggi, e meno noi riusciamo a percepire questa divisione. E infatti a mezzogiorno noi vediamo i raggi solari come bianchi. All'alba e al tramonto invece devono percorrere più spazio. Come vi ho detto anche nel primo video, quando abbiamo parlato dell'effetto Rayleigh. Il Sole, a causa della dispersione, viene decomposto in 3 dischi. Uno rosso, uno giallo al centro e uno verde. Il rosso è il colore meno deviato e per questo sta sotto. Poi c'è il giallo e poi sopra c'è il verde, che è il colore, diciamo, tra questi tre più deviato. Abbiamo anche un disco blu, che è il colore più deviato di tutti, ma non lo riusciamo a vedere, è molto più raro. Che cosa succede? Che quando il Sole scompare dietro l'orizzonte, scompare prima il rosso, prima il giallo e poi il verde. Questo fenomeno accade sempre. Il problema è per quanto tempo. In alcune condizioni atmosferiche, in cui abbiamo un'atmosfera particolarmente densa e pulita, riusciamo a vedere anche il raggio verde. In condizioni, diciamo, normali è molto più difficile. Numero 2. Perché riusciamo a costruire castelli di sabbia con la sabbia bagnata e non con quella asciutta? Quando noi proviamo a fare un castello di sabbia con la sabbia asciutta, questo si sgretola. Invece quando andiamo a riva, riusciamo a formare i castelli di sabbia. Perché con la sabbia bagnata ci riusciamo? L'acqua nella sabbia bagnata crea dei ponticelli tra i diversi granelli che la tengono insieme. Questo è dovuto alla cosiddetta tensione superficiale. Se noi adesso prendiamo un secchio e lo buttiamo sulla sabbia asciutta, possiamo costruire i castelli di sabbia? No. Perché non ci riusciamo? Perché in realtà l'acqua necessaria a costruire i castelli di sabbia deve essere pochissima. Perché se i granelli sono completamente avvolti dall'acqua, non riescono a creare quei ponticelli della tensione superficiale e quindi non riusciamo a tenerli insieme, proprio come la sabbia asciutta. C'è addirittura uno studio che rivela il castello di sabbia perfetto. Numero 3. Perché gli igloo non si sciolgono? La temperatura media all'interno di un igloo con due persone al suo interno è di circa 15 gradi, quindi dovrebbe riuscire a far sciogliere l'igloo. In realtà non ci riesce, adesso vediamo perché. L'aria all'interno degli igloo arriva ai mattoni di ghiaccio e non li riesce a sciogliere. Perché? I mattoni di ghiaccio hanno una capacità termica maggiore rispetto a quella dell'aria. La capacità termica è la quantità di energia necessaria a far innalzare di un grado la sua temperatura. Quando l'aria sale verso i mattoni, si raffredda molto prima di quanto non si riscaldi il ghiaccio. Inoltre i mattoni di ghiaccio sono collegati all'esterno, che ha una temperatura di circa meno 50 gradi. E quindi per questa ragione gli igloo non si sciolgono neanche se ci sono più persone al suo interno, più di due anche. Numero 4. Perché la Luna ci mostra la stessa faccia? La Luna ci mostra sempre la stessa faccia perché il moto di rivoluzione intorno al proprio asse dura esattamente quanto il moto attorno alla Terra. Se non vi è chiarissimo, adesso vi faccio vedere con un'animazione perché. In realtà la Luna non ci mostra il 50% della propria faccia, ma il 59%. Questo perché anche la Luna ha una propria inclinazione e ha delle stagioni lunari, ed è per questo che ci mostra il 59%. Numero 5. Che però non so qual è. Numero 5. Perché le bolle di sapone sono sferiche? Le bolle di sapone sono sferiche grazie al principio di minima energia. Se non rispettassero questo principio di minima energia, ci sarebbe uno spreco di energia. Quindi che cosa succede? Che la bolla occupa lo stesso volume ma con la superficie minore.
Infatti, a parità di volume, la forma tridimensionale che occupa meno superficie è proprio la sfera. Ora, vediamo perché esplodono le bolle di sapone. All'esterno della bolla di sapone noi abbiamo l'atmosfera che preme sulla bolla di sapone in tutte le direzioni. All'interno però noi abbiamo l'aria che abbiamo soffiato al suo interno. Questa invece spinge verso l'esterno. Finché queste due pressioni sono in equilibrio, la bolla di sapone viaggia, altrimenti esplode o collassa, a seconda di quale delle due pressioni vince, quella interna o quella esterna. Bene, questo era tutto per oggi. Noi ci vediamo ad un prossimo video.